serata per celebrare i valori dello sport tra grandi ospiti, premiazioni ed esibizioni. È stata così la Fortezza Medicea ad ospitare la seconda edizione del Premio Aquila d'Oro, organizzato dalla Ginnastica Petrarca con la collaborazione del Comune di Arezzo. Questa location recuperata alla città si presta magnificamente a questa celebrazione, quindi è una serata che ottimamente porta avanti quelli che sono i valori migliori dello sport, un contesto meraviglioso, finalmente l'aria aperta, finalmente tutti insieme. L'obiettivo era quello di valorizzare sportivi e testimonial della società civile che rappresentano un positivo esempio di impegno, determinazione, resilienza, etica e fair play. Siamo molto contenti, gratificati. Lo sport è un grande veicolo di attenzione e di attrazione. Resilienza, impegno e determinazione ed etica e fair play sono state le tre categorie, per ognuna della quale è stato assegnato un riconoscimento agli sportivi ma anche alle personalità del mondo civile per il loro impegno al servizio del territorio e della comunità. Le stesse categorie di premi valgono sia per i personaggi appunto che sono contraddistinti nel loro ambito sportivo, ma anche per tutti coloro che hanno poi dimostrato di portare avanti i valori comuni allo sport nella vita di tutti i giorni. E noi come Comune di Arezzo, come assessorato allo sport, avevamo l'obiettivo di creare un premio proprio per gli sportivi aretini. E ci ha anticipato la Ginnastica Petrarca in maniera egregia, perché siamo già alla seconda edizione dopo il successo della prima anno scorso all'anfiteatro, e quindi abbiamo sposato questa iniziativa molto volentieri. Il premio Hall of Fame Ginnastica Petrarca è andato invece a Nicoletta Tinti, personalità che ha portato un contributo decisivo ai 145 anni di attività della società aretina. Si tratta di una realtà molto molto importante, non solo per la ginnastica ma per lo sport in generale. Ospite d'onore, infine, della serata, Sara Simeoni, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca 1980.